Gianni Colaccione, undicesimo congresso di Radicali Italiani, stiamo alla ormai sessione notturna della terza giornata, ancora ci sono interventi e siamo in compagnia di Pierpaolo Segneri. Pierpaolo Segneri è membro anche di direzione, di giunta, di comitato ovviamente, ed è un pochino... della giunta. Per quanto membro partecipo come invitato al comitato e alla direzione, però con diritto di voto in comitato? No. Allora, Pierpaolo, diciamo, un pochino rappresenta l'ala intellettuale, se così possiamo dire. Vabbè, dobbiamo dirla sta cosa, poi dopo la smentisci, però insomma approfondisce, ha una sua idea che propone, una sua tematica più che idea che propone da tempo e che adesso ci illustra, e lo diciamo anche qui, anche se lui non è d'accordo, insomma aveva fatto un pensierino a una candidatura, poi dopo un pochino si è scoraggiato. No, io comunque detto, voglio verificare se comunque c'è una fiducia nella possibilità di una mia candidatura da parte di un gruppo di persone, di iscritti che partecipano al congresso, per decidere appunto se questa mia disponibilità a candidarmi come Presidente dei Radicali Italiani riscontrava un... E ho avuto diverse, diciamo, possibili consensi, alcuni espliciti, però un po' pochi rispetto a quello che mi aspettavo, però ho aperto un bel dibattito prima, ho fatto un giro di consultazioni e avrei voluto arrivare al congresso con un attestato di stima e di fiducia per ricoprire quel ruolo sottoscritto da un po' di persone, però non avevo i numeri, no, per dire è significativa la mia candidatura, il che mi ha fatto dire prima del congresso ad ora non ci sono le condizioni, poi il congresso può far maturare anche le condizioni, ecco. Questo. Quindi stasera appunto ci sarà un importante appuntamento che è la direzione, e adesso nominiamo questa espressione stanotte, quindi proprio notturna. E stanotte ribadirò in esclusiva la mia disponibilità a candidarmi come presidente, poi è ovvio che devo verificare anche quali altre candidature ci sono, perché se ci stanno candidature di un certo peso, di un certo interesse, poi andare a dividere la platea e poi se c'è effettivamente qualcuno all'interno della direzione disponibile a candidarmi, perché il presidente non è che io mi candido da solo. Ma ci sta, ho scoperto che ci sta questa prassi in forma elegante che bisogna essere candidati da qualcuno. Io posso dare la disponibilità e poi se c'è qualcuno che ritiene che la mia candidatura è una candidatura degna, la propone al congresso. Se manca questa cosa è inutile, insomma, proporsi. Una cosa un po' barocca, però. Sì, un po' barocca, però mi sembra pure corretta. Corretta che uno non si candidi da solo. L'importante è che uno abbia esplicitato, come ho fatto io, in maniera trasparente, la disponibilità a farlo. L'ho fatto in tempo non sospetto, prima del congresso, sia direttamente alle persone con cui ho parlato, sia per telefono, anche nelle sedi ufficiali, in comitato e anche nelle direzioni, spingendo anche eventuali altri candidati alla segreteria, alla tesoreria, se hanno delle idee per quanto riguarda Radicali Italiane diverse, di esplicitarle, perché questo avrebbe favorito un dibattito non pretestuoso, non personalistico, ma su prospettive, proprio su come ciascuno dei candidati immagina Radicali Italiani e poi il rapporto ovviamente con la classe e soprattutto questo dibattito avrebbe permesso a chi vota al congresso di avere degli strumenti, degli elementi di valutazione per scegliere in maniera più consapevole quale candidato votare, perché se all'ultimo momento... Una specie di primaria. No, per capire, cioè, come in America, no? Romney e Obama, io sento l'uno e l'altro e
e mi faccio un'idea, se poi invece arriva all'ultimo momento una candidatura, io come faccio a votare se non ho maturato diciamo, le intenzioni, le ragioni, le motivazioni che spingono quella candidatura? Devo decidere un po' all'ultimo momento, rischia di essere un voto non di una scelta politica, ma poi magari potrebbe essere, insomma, il voto contro il segretario uscente, allora voto l'altro. Invece io sin dall'inizio ho detto, se mi candido come presidente, se c'è qualcuno appunto che sostiene questa possibilità, lo voglio fare per, non contro. Quindi ho aperto un dibattito su questo di metodo. Poi è ovvio che il congresso è sovrano, fino all'ultimo può esprimere anche un segretario diverso, un presidente diverso che non è stato espresso prima, perché i lavori del congresso comunque possono portare a soluzioni non prestabilite, è ovvio. Però se preferisco diciamo, il dialogo, anche il contraddittorio, aperto, leale. Non è che dobbiamo scontrarci in maniera diciamo piena di accredite, no, sono proposte diverse e chi segue il congresso è anche più interessato a vedere le varie idee che si rapportano tra di loro anche in alternativa. Non ci vedo niente di anomalo, insomma. Senz'altro. Pierpaolo, tu da tempo porti avanti appunto questa tematica che potremmo riassumere in questa espressione che è intellettuale collettivo. Riesci a farci una sintesi di che cosa più o meno vuoi indicare, di come potrebbe aiutare anche i radicali italiani, insomma la classe radicale? Intellettuale collettivo, ho ripreso quello che dice Pannella, riprendendo Gramsci, oppure ho detto anche intelligenza collettiva o intelligenza connettiva. C'è una visione diversa che i radicali secondo me rappresentano in maniera già avanzata rispetto agli altri soggetti politici, un modo anche di collaborazione tra soggetti diversi, sia organizzati sia come individui, che appunto permettano all'individuo, a ciascun individuo, quindi in forma fortemente liberale, di poter esprimere meglio se stesso nell'insieme della galassia, secondo le proprie attitudini, qualità, capacità. E questa valorizzazione dell'individuo si rafforza in un'intelligenza collettiva, perché non è che il gruppo schiaccia l'individuo, ma il gruppo favorisce quel campo in cui l'individuo trova tutti gli elementi per esprimersi. Quindi diciamo delle connessioni in qualche modo orizzontali che per realizzare anche, adesso diciamo cerco un po' di materializzare, anche delle sinergie che molto spesso, sia da un punto di vista di proposta politica, sia da un punto di vista di proposta pratica e quindi di strategia, anzi di tattica e non di strategia, certe volte mancano. Queste sinergie non è che si vedono molto. Non ha detto che, siccome questo secondo me rientra nel lavoro di quell'idea che Pannella pure ha rilanciato, che fa parte del, diciamo, del convegno di Lisbona per l'Europa, della società della conoscenza. La società della conoscenza, e quindi la conoscenza è l'unica cosa che si divide tra tutti, invece di diminuire cresce, perché io metto la mia conoscenza a disposizione degli altri, gli altri a mia disposizione, e si raddoppia, e tanto più che Pannella proprio negli ultimi giorni qui anche ha ripetuto al congresso di questo diritto umano da conquistare, che è il diritto a conoscere la verità. E secondo me questo è legato anche all'altro elemento su cui cerco di insistere molto, che è quello della memoria. Perché? Perché radicale significa andare alla radice, andare alla radice, andare alla radice, quindi significa individuare anche qual è questa nostra memoria, e che è un percorso. Io, diciamo, si può far partire addirittura dal momento in cui Mario Pannunzio mette su il gruppo del mondo, forse anche un po' prima, col risorgimento liberale. Ecco, da lì poi
quell'esperienza porta alla nascita del Partito Radicale nel 1955 e quella è la radice che continua attraverso gli anni 60, gli anni 70, battaglie per i diritti civili, questa memoria viva nel presente travalica il tempo e ci porta e ci carica di nostalgia del futuro. La memoria è quella cosa che dà possibilità al futuro di esserci, quindi è una memoria che guarda avanti, anzi che forse ha il futuro proprio come riferimento. Senza memoria non c'è futuro, non può esserci. E quindi io individuo in questa cosa del mondo di Pannunzio diciamo il punto in cui varie esperienze politiche, varie sensibilità politiche risorgimentali, quella socialista, quella repubblicana, quella azionista, quella radicale, quella liberale, fino anche quella cattolico liberale, Luigi Sturzo scriveva sul Mondo, ecco, queste esperienze si ritrovano sullo stesso campo, in quel caso era un campo giornalistico di un periodico, che però è diventata la base politica per la nascita del Partito Radicale, che infatti lì all'origine si chiamava Partito Radicale dei Liberali e Democratici. E, ecco, quella radice va annaffiata, perché se non si annaffia la radice non nascono nemmeno i frutti. Ottimo, ottimo Pierpaolo, e soprattutto insomma si evidenzia un certo spessore culturale, permettimi, adesso non voglio prenderti in giro, ma insomma lo penso sul serio. E senti Pierpaolo, per tornare un po' più terra terra potremmo dire, in questo congresso insomma c'è stato anche un po' nel dibattito, soprattutto sull'online in qualche modo, che tu frequenti, ed è meritorio questo secondo me, un pochino sotterraneo, insomma serpeggiante, così possiamo dire, la tematica un pochino della organizzazione interna, del problema, un pochino della cosmogonia della galassia, anche della proliferazione dei soggetti, del finanziamento, della sostenibilità di tutto questo, delle sinergie interne, insomma, dell'organizzazione. Ecco, questa organizzazione che si protrae da parecchio tempo ormai e che va sempre un pochino più rendendosi complessa, perché insomma aumentano soggetti e così via. E che io temo sia anche poco intelligibile da chi magari si avvicina ai radicali e vorrebbe votarli, vorrebbe capire anche insomma, tutto quanto chi si deve votare, un simbolo. Ecco, tu che cosa pensi di tutto questo e anche un pochino del dibattito che c'è stato per quanto riguarda la possibilità di radicali italiani, di l'ipotesi di candidarsi come partito a sé, che insomma è stata abbastanza poi da pannella ridimensionata? Da quando è nata Radicali Italiani come organizzazione, già nel 2001, io davo per scontato, era insito, che fosse un soggetto politico che non si presentava alle elezioni, infatti alle associazioni radicali territoriali, come per esempio a Frosinone, sempre sia con la Leonardo Sciascia, adesso con l'associazione Pierpaolo Pasolini. Abbiamo messo nello statuto che non si presenta alle elezioni in quanto associazione radicale Pasolini a nessun livello nelle competizioni elettorali, perché è la connotazione insieme all'altro aspetto della doppia tessera, doppia e tripla tessera, che è la battaglia per la libertà di associazione. Per cui già qualche anno fa, quando era segretaria Rita Bernardini, io chiesi a Rita, ma c'è questa cosa? E non c'era, mi stupì perché io la davo proprio già per scontata. Diciamo che dobbiamo cambiare proprio la concezione che si ha, perché il vecchio modo di intendere i partiti, cioè quello che abbiamo conosciuto nel Novecento, è ormai superato. Questa pure della mia proposta dell'intelligenza connettiva, del corpo interagente, nasce proprio da questo, cioè da un campo che è formato da vari soggetti e questi soggetti insieme aperti, comunicanti, con dei vasi comunicanti che rendono dinamica la proposta. Poi questa proposta si può tradurre a livello elettorale secondo un progetto,
e a quel punto, per esempio, quando lanciai il progetto La Rosa nel Pugno, quello era un progetto politico che non è diventato soggetto politico ma è rimasto soggetto elettorale. E, ecco, secondo me su questo dobbiamo lavorare, perché il campo unico della partitocrazia è trasversale, quelli sono un campo marcio, sono sabbie mobili, chi va lì sprofonda. Quindi costruire un altro campo, non pensare di poter essere un soggetto monolitico, ma avere la capacità dinamica di mettere insieme, aggregare le diversità secondo principi ispiratori e progetti politici che ovviamente permettono non tanto la condivisione ma la convivenza delle diversità. Paolo, ti ringraziamo per questa tua disponibilità, ovviamente ti diamo appuntamento su liberi.tv per questa intervista e anche le altre, e saremo a disposizione anche di eventuale promozione qualora ci fossero degli sviluppi. Come va la direzione stanotte? Che ho annunciato questa cosa, adesso devo andare. Che la notte porti consiglio. Grazie a Pierpaolo. Grazie.